Ragazzi, io ve lo sto facendo vedere un Carl Z, ma lo stesso identico concetto si può applicare a un Carl Manubria, un Carl Hammer, una French Press, un Push Down. Bisogna valutare su quale esercizio andarlo a voler inserire, ok? Volerlo andare ad inserire, scusate. Allora, questa è la sesta. Personalmente non lo inserirei mai su un Push Down, ma semplicemente perché lavorerei su quell'esercizio con un'ottica e una logica di lavoro un po' differenti. Però si sposa bene magari una French Press da terra o con bilanciere o con manubri, che ho dei dips per tricipiti. Allora ragazzi, andiamo con la serie da 5. Ovviamente ragazzi, qui cerchiamo incrementi davvero davvero piccoli, a meno che non siate tanto forti sulle braccia, ma perché sennò dopo un po' non sale più il bilanciere. Andiamo con la quarta rep, ragazzi. Cercate quanto più possibile di evitare di fare questo in salita, ma di mantenere il gomito sulla linea e portarlo eventualmente leggermente avanti, non nel punto di perdita di tensione. Quindi c'è qua la serie da 5.